E direi di partire con subito un bel piatto forte, Logan Paul e Seth Rollins. Allora, un Logan Paul che a parer mio stende per la terza volta Seth Rollins. L'ha steso alla Royal Rumble eliminandolo, l'ha steso a Elimination Chamber costandogli il titolo degli Stati Uniti. E ieri sera, per l'ennesima faccia a faccia, con l'ennesima faccia a faccia, Seth Rollins è giù. E Logan Paul invece è trionfante su che lo prende in giro. Brachias, te che sei fan di Seth, come dice anche sotto il tuo nome, Burn It Down. Come lo vedi questo Seth che sembra che stia prendendo botte a destra e a sinistra da Logan Paul? Non, sembra che non ce la faccia proprio. Ma guarda, ti dico, non ho una visione pessimistica come magari tu hai lasciato trapelare, perché un po' so come la pensi, perché io lo so. Nel senso che sì, diciamo, se guardiamo i fatti, quello che dici tu è oggettivamente giusto. Però sai, guardando questa puntata mi si è accesa una lampadina, sai, quando tipo tu inconsciamente realizzi una tua certezza, diciamo così. E questa mia certezza era che Rollins batte Logan a WrestleMania senza alcun tipo di dubbio. Perché alla fine, se ci pensi, io ci ho pensato un po', alla fine, se ci pensi, che vantaggio avrebbe tipo in WrestleMania per il post WrestleMania tipo Logan Paul nel battere Seth? Certo, può accrescere, diciamo, il suo status facendo un 1-0 molto importante. Però alla fine Logan Paul sta giocando sempre un po' come una sorta, diciamo, di part-timer. Seth invece sta in questo stato di vorrei ma non posso, come ho detto già da più volte, da 2 anni. Io credo che i piani per Roman, poi ci arriveremo dopo, comunque la dirigenza li abbia abbastanza chiari, se fargli mantenere, se poi lui lascia, se perde il titolo, eccetera. Quindi io mi sbilancio a costo di rimanerci l'ennesima volta male. E segnatevi ste parole, siamo al 7 marzo 23, che Rollins vince a WrestleMania e diciamo lanciato ancora una volta attorno ai giri titolati massimi. Questa è l'unica spiegazione che mi do, perché se devo vedere oggettivamente, come tu stai dicendo, questo 3-0 per Logan Paul e poi vedere una WrestleMania in cui perde, cioè, allora facciamogli la lapide, scriviamo il fu Seth freaking Rollins, addio. Quindi, boh, la vedo un po' così. Intanto vi faccio partire il sondaggio se Logan Paul è veramente così sfavorito come può sembrare oppure no, visto questo suo, diciamo, 3-0. E prima di farvelo partire è arrivato l'altro aziendalista, il buon Shanghai, che ci ha raggiunto. Guy, Buonasera buonasera. ragazzi. Buonasera. Buonasera. Amic. Scusate il ritardo. E vai tranquillo, vai tranquillo. E Find te invece che l'abbiamo seguito assieme in live reaction, intanto che faccio partire il sondaggio, come lo vedi sto 3-0? Lo vedo bene, nel senso, non bene ovviamente per Seth, perché insomma non ne esce benissimo per ora, però lo vedo bene come show, come spettacolo. Sono due garanzie loro due, e io continuo a dire la mia. Io continuo a dire la mia. È vero che è la special attraction Logan Paul e funziona così, nel senso che ci sono quelle cose che se inizi a vederle spesso, poi perdono magari quella cosa dell'essere l'unicità, la loro caratteristica. Però per me è fenomenale. Per me è fenomenale, ha una faccia da schiaffi clamorosamente funzionale. Sa fare promo, sa fare match, pur non essendo un wrestler, comunque l'abbiamo già visto. E io di Logan Paul ne vorrei di più. Io di Logan Paul, a me piacerebbe vederlo, no, non dico costantemente tutto l'anno in WWE, però mi piacerebbe vederlo fare una rivalità lunga, magari di mesi, con due o tre pay-per-view di fila, con andata e ritorno e bella, una rivalità lunga, intensa, che lo vedi anche on screen a Raw, a SmackDown. Perché a me Logan Paul, sinceramente, mi sembra un personaggio clamoroso. Questa è la. Proprio è un animale da live, è un animale da spettacolo, da show. Poi possiamo discutere che piaccia o no, se piace il contenuto che porta, il modo di fare suo, però credo sia indubbio che sia bravo, che ci sappia fare.
questo è un po' quello che mi viene da dire anche dopo questo incontro che hanno avuto stanotte. Poi su set credo abbia già detto bene tutto Gracias. Ci stiamo abituando a vederlo un po' lì così sdraiato, comunque non spesso vincitore, anzi recentemente difficile che vinca match o che vinca rivalità, però è set. Cioè, quando ci sarà il match con chiunque sia, anche dopo Logan Paul, è comunque Seth Rollins. E questo è uno status che ha lui innato, legato a come si pone, legato all'aura che si è creata intorno a lui. E questo è sicuramente un'ulteriore medaglia che va data anche a Seth. Non aggiungo altro, dico solo che questo, come abbiamo già detto anche in passato, potrebbe essere il match della serata di WrestleMania a livello proprio di lottato, di ritmo, di spettacolo, ecco, quindi questo è un po' quello che mi viene da dire. Sul pronostico non mi sbilancio perché a ora è presto, tanto faremo poi le live dei pronostici, ne parleremo. A ora un pareggio, un punto per uno muove la classifica e andiamo avanti. Intanto ringrazio Ashkin che ha rinnovato l'abbonamento per il sesto mese e diventa, come si vede qui a schermo, il nuovo campione 24/7 e Grazie mille. ci scrive grazie di tenermi compagnia ogni sera. Grazie a Grazie a te, voi Mister. Grazie a che... te. Esatto, grazie a voi. Grazie E Gaetano, provo a uscire e rientrare e grazie anche a Kevin che ha lasciato il follow al canale. E per te invece, Doc, ripeto, questo 3-0, intanto vince il no, non parte così sfavorito Logan Paul per il 75% di voi. Vai, Doc. allora, cominciamo con dire che un Seth Rollins ieri con un vestito più sobrio del solito, Sì. quasi, direi quasi normale per quelli che sono i suoi standard, poi tifatissimo, cioè, probabilmente è stato il più tifato di un pubblico di Boston che, a differenza di quello delle Survivor Series, questo mi è sembrato estremamente carico. Questa volta a Boston erano estremamente carichi. A me è piaciuta l'interazione, è il segmento che per me è riuscito meglio di questa puntata. Cioè, non mi sorprende che Logan Paul sia in vantaggio, vada così spesso in vantaggio, anche perché in questa rivalità Logan Paul sembra il cattivo, anzi è chiaramente il cattivo, quindi ci può stare che il cattivo stia nella, cioè, stia in, cioè, vada in vantaggio. Anche perché io penso che Rollins a WrestleMania questa volta deve vincere, cioè, anche perché se perde, io non lo so, cioè, quante sconfitte può ancora incassare prima che poi a un certo punto i fan dicano basta e è inutile seguirlo, perché, cioè, non è che bisogna proprio guardare il record, vittorie e sconfitte, ma Rollins, cioè, prima o poi, se vai avanti a trattarlo così, cioè, prima o poi lo abbandonano, cioè, comunque non si può andare avanti all'infinito a sprecare un talento del genere facendolo caricandolo di sconfitte. Quindi, cioè, questo match lo deve vincere, tanto più che Logan Paul non è neanche è una celebrità, che vinca, che perda, non è che succede niente. Fortunatamente sarà anche un bel match. Per cui dico 3-0 va avanti perché Logan Paul è il cattivo, quindi ci sta. Fermo restando che poi Rollins deve vincere a WrestleMania, perché se no, ripeto, non è una, si va a incamminare su una strada che non è molto, va verso, sembra quasi che vada verso ormai il tramonto, perché poi è difficile, cioè, quando lo riempi di sconfitte su sconfitte, uno che lo vede, non lo conosce, dice sì, è carismatico, però. Cioè, è pur sempre la simulazione di uno sport, quindi non si può totalmente ignorare le vittorie e le sconfitte. Gaetano 97, terzo mese di abbonamento. Grazie mille per il rinnovo Grazie. dell'abbonamento, Gaetano, e nuovo campione 24/7. Grazie, Gaetano. Chiudiamo con te, Shanghai. A te invece questo segmento qui ti è piaciuto oppure no? Sì, a me è piaciuto.
Sul discorso di Seth Rollins, che se dovesse perdere anche a WrestleMania contro Logan Paul, poi faccia fatica a risalire la china, non sono d'accordo. Perché sì, è vero che sta perdendo da tanto tempo Seth Rollins, però secondo me il termometro della popolarità è dato dalla reazione che il pubblico ha quando lui entra on stage. E, a mio parere, non sta perdendo assolutamente popolarità, anzi, paradossalmente, è sempre più, no, popolare agli occhi dei fan. Quindi, una sconfitta in più o in meno, credo che non gli cambi tanto la vita. Detto questo, io spero vinca Seth Rollins, in modo che poi da qui possa partire eventualmente la sua scalata al titolo o a uno dei due titoli, se dovessero mai dividerli e se Roman dovesse perdere. Apro piccola parentesi, in realtà lui potrebbe essere quello che detronizza Roman Reigns. Chiudo la parentesi. Perché che vinca Cody Rhodes, io non lo do tanto per scontato a WrestleMania, mentre io lui me lo vedrei. Un probabile, come dire, la probabile criptonite, no, di Roman Reigns. Io voglio dire, Vai, vai. vai, no, finisci, 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 è un'altra Niente, considerazione. detto questo, io mi levo il cappello anche davanti a, anche se non ce l'ho oggi, mi levo il cappello davanti a Logan Paul, Va che lo il ammette che è quale. cosmopolita. Eh sì, dopo, dai. Boh. Mi metto le calze di mio figlio in testa, me le tolgo. sì, Logan Paul, il quale è più che credibile all'interno del ring. Noi utilizziamo molte volte, abusiamo forse di questo termine, ma credibile in questo caso ci sta tutto. Perché Logan Paul, per quanto poi non sia effettivamente un wrestler professionista, ha dimostrato che nel ring ci sa fare. Ha dimostrato che riesce comunque ad attrarre le antipatie del pubblico, e questo non è da poco. E le poche volte che è salito sul ring non ha deluso, anzi, ha sempre tirato fuori degli highlight non da poco. Quindi io sono super fiducioso su questo match. E per quanto riguarda poi i pronostici, li faremo in un'altra occasione, però dico solo questo: che se Seth Rollins dovesse vincere o perdere, secondo me non gli cambia tantissimo. Nel senso, se dovesse perdere ancora una volta, non lo vedrei sul viale del tramonto. Anzi, quindi stiamo alla finestra e godiamoci questo spettacolo, perché sicuramente sarà uno spettacolo questo match. Io vorrei dire una cosa, intanto ringraziarvi voi in chat che ho letto due o tre messaggi che ci fate i complimenti, Tony, Gaetano e gli altri, grazie a voi innanzitutto che siete qui. E voi avete parlato però del fatto che date la vittoria, preferireste dare la vittoria a Seth Rollins perché Logan Paul non ne ha così tanto bisogno essendo un part-timer. Ma io credo che questa rivalità qui ne abbia più bisogno Logan Paul, perché magari lo potrebbe lanciare verso il titolo degli Stati Uniti. Cioè, io ho battuto Seth Rollins, adesso vado per un altro titolo. E Seth Rollins, tanto sappiamo che può cadere in piedi in mille modi, ha perso la rivalità con Edge, è andato lui per il titolo. Ha Non perso la trovo rivalità. il nesso Logan Paul titolo degli Stati Uniti. Anche io. Magari Seth Logan Paul si presenta la sera dopo di WrestleMania e dice vado a Ma potrebbe Austin Theory. già farlo, non ha bisogno di battere Seth, Ma francamente. potrebbe essere un perno per lanciarlo verso, cioè per dargli uno status ancora più alto. Non la Potrebbe. vedo in this way. Non la vedete possibile una sua vittoria per poi lanciarlo in maniera più fissa Ma no, dentro al perché roster. secondo me, per il semplice fatto che lui dall'oggi al domani è entrato in WWE, scusa, in WWE, sul ring, ha detto sfido te Roman Reigns, senza essere lanciato chissà dove né niente, quindi alla fine non ne ha bisogno per mio modo di vedere di un minimo di lancio per andare per
gli Stati Uniti. Cioè, tecnicamente Logan Paul, per quanto poco ci sia, cioè, sì, ha lo status di un main eventer. L'hanno reso tale, perché alla fine comunque tutte le faide che ha fatto sono state con personaggi di primissimo piano. Paradossalmente, al momento che dovesse diventare teoricamente full timer o comunque più assiduo e con davanti la possibilità delle cinture divise, allora potrebbe ambire veramente a un titolo massimo, secondo me. No, mi stuzzicava questo. Scusami, Varro. Vai. No, mi stuzzicava questa idea di una vittoria di Logan Paul che poi arriva in maniera diciamo tirandosela la sera dopo a Raw e dice adesso si punta più in alto, voglio andare per il titolo degli Stati Uniti. Cioè, la vittoria di Seth serviva come trampolino per poi proporlo un po' più spesso. È anche difficile a livello di allineamenti, perché se dobbiamo mettere Theory che mantiene, diventa un heel contro heel. E poi sinceramente siamo sicuri che battere Seth a WrestleMania, salire di categoria, sia andare per il titolo degli Stati Uniti? Questa è Per come è profilato adesso il titolo degli Stati Uniti, secondo me sì. Certo, sarebbe uno spot per i titoli degli Stati Uniti ancora maggiore, un'ulteriore scrittura, però io... Ma per questo ti dicevo che naturalmente la dirigenza già sa sicuramente cosa fare col titolo. Sì, quello sicuramente. L'esito, implicitamente, secondo me l'esito di questo match comunque ha un certo legame relativamente forte con quello. Io non mi stupirei se Logan Paul da qui a un po' si facesse anche un regno da campione del mondo una volta che quello si non lo so, poi bisogna vedere quanti gettoni ha di presenza, quanto sarà scritto poi effettivamente, però una volta che le cinture saranno divise, come hanno fatto dei tentativi anche nelle donne, per dire, di dare un mese il titolo a Nikki o Random, perché non darlo a Logan Paul, che un mese con la cintura addosso ti dà una visibilità clamorosa, giusto a livello di spot, magari in un periodo un po' blando, come può essere, che ne so, settembre. Da SummerSlam alle Survivor Series. Bravo, sì, una cosa del genere. Sì, diciamo che tolto il titolo a Roman Reigns, anzi, tolti i titoli a Roman Reigns, di spazio anche per Logan Paul ce n'è. Ma secondo me è stato Come? Ho detto, secondo me è stato già preventivato un regno da campione per Logan. Può essere. Beh, sì, però è tutto subordinato, cioè che vinca contro Roman Reigns, no. Questo non penso lo permetterebbero mai. Roman Reigns sarà battuto da un prodotto totalmente WWE, di certo non da una celebrità, perché altrimenti non farebbe una bella fine, ecco, il regno di Roman Reigns in questa maniera. Però, come dicevo prima, tolti i titoli a Roman, uno dei due sulla spalla di Logan Paul, che va in giro, no, sul web, sulle sue varie piattaforme piuttosto che ospitate, avrebbe un ritorno mediatico assurdo. Perché forse noi abbiamo idea della popolarità che ha sto ragazzo, ma negli Stati Uniti è decuplicata. Certe volte io mi chiedo, ma com'è possibile che uno streamer, uno youtuber, non so come chiamarlo, un influencer, abbia così tanta importanza in una compagnia potente come la WWE? Ecco, il fatto che sia lì ti fa già capire, cioè ti dà già la risposta. No, perché non è che mettono lì il primo che capita. Se l'hanno messo lì, il succo è chat, abbonatevi, fateci 700.000 abbonamenti e mandateci a WrestleMania. Esatto. Cioè, il succo è quello. Esatto. Cioè, noi non siamo qui a far bar, noi siamo praticamente, questo è un five way per andare a WrestleMania, cioè il succo è quello. Sì. Volete mettere a eseguire WrestleMania? Volete mettere a eseguire a WrestleMania la SMR Bomb? Cioè, esatto, sarebbe... cioè. Comunque,
Diventa affatti da manager, appena ti alzati a fare l'SMR poco, picchio l'arbitro, se ti squalifico. Una cosa che dice anche Viper, che potrebbe essere anche carina come idea, la può vincere la valigetta, può essere uno da valigetta Logan Paul? Per me sì, assolutamente sì. Poi sì. È una bella suggestione questa. È veramente una bella suggestione. Cioè, io ti dico la verità, prendo lo spunto da questa domanda. A me, se devo, cioè, se dovessi scegliere uno a cui vorrei vedere vincere la valigetta quest'anno, sarò strano, sarò cosa volete, ma io quest'anno la farei rivincere a Austin Theory. E vorrei vederlo in un'altra attitudine, in un'altra testa, in un altro percorso, anche dopo la cura John Cena, che stanotte l'ha curato per bene. Sì, poi dopo ne parleremo. Sì. Vederli vincere il Money in the Bank quest'anno di prepotenza e poi usarlo a dovere. Ecco, questa sarebbe una cosa che mi piacerebbe vedere. Ma io vado un attimo controcorrente, perché secondo me Logan Paul non è che prenderà poi chissà quanti impegni con la WWE, eh. Quindi non, cioè, fa mille altre cose che probabilmente gli fruttano anche molto di più. Quindi non credo che, cioè, lui si impegna per i grandi eventi, quelli arabi, WrestleMania, SummerSlam, certo, poi io certo. Non ce lo vedo a fare molto, quindi è vero che una volta avevamo Lesnar che vinceva e spariva con un titolo, però, cioè, io non ce lo vedo proprio, cioè, Logan Paul che si prende più impegni di quelli che ha già. Stiamo teorizzando, perché, ovviamente, sì, solo sì, sul fatto se eventualmente dovesse venire iscritto, diciamo, tra virgolette, più da full time, ecco, in quel caso lì non credo WWE non abbia pensato anche per un attimo a dire ma diamogli un titolo per un mese, cerchiamoli uno spot giusto, però è ovvio, si sta teorizzando. Sì, sì, no, perché poi se facesse il full timer per forza dovrebbe ridurre gli altri impegni, perché anche a Logan Paul le giornate sono di 24 ore e quindi non, il full timer in WWE ti porta via quasi tutto il tempo, quindi sì, vabbè, una run, Doc, una run di qualche mese, lui magari si apre una finestra tra gli altri impegni, si fa questa run, ma intanto, secondo me lui non è così il titolo fan, gira per il mondo. Ma lui non è così fan. Non devi essere per forza fan, attenzione, perché lui per andare sul ring comunque si è allenato tantissimo e se si è impegnato così tanto non è che lo fa per stare due volte all'anno sul ring. Deve rinunciare, prendi molti più soldi a fare l'influencer che a fare... Che fa il resto, se lo fa WrestleMania aumenta la sua popolarità, se viene alle puntate di Raw non è più speciale e il suo valore scende. Sì, questo lo sostengo anch'io della specialità che viene a mancare, però è campione, sa fare l'influencer anche, cioè questo ragazzi si è buttato dal paletto sul tavolo col cellulare in mano live, esatto. Cioè questo è non è solo un influencer o uno streamer. Questo è un'evoluzione di se stesso. Io credo che questo sarebbe capace di mettere il cellulare sul turnbuckle e riprendere il match live mentre è, contro il campione di turno e vincere il titolo. Cioè, questo sa come muoversi in quell'ambito lì. E secondo me WWE dovesse decidere, ovviamente, insieme, di comune accordo, di iscriversi, sa anche WWE che da questo movimento di Logan Paul può trarre beneficio. Quindi non lo so, io si parla per teoria, però in un'era in cui i cellulari social vanno a 30.000 km orari, non mi stupirei. Sì, cioè, alla fine Goldberg arriva, prende il titolo, fa un regno di 3 mesi e risparisce, lo può fare anche Logan Paul, cioè tecnicamente. Mm-hmm. Al netto degli impegni sono quelli, saprebbe come lucrarci sicuramente.